Volti, emozioni, l'attesa, poi la gioia, pochi minuti e finalmente le chiavi di un sogno diventato realtà, quello della casa, per ciascuna delle 10 famiglie che oggi è stata assegnataria degli appartamenti del quartiere Provvidenza. Termina l'attesa, durata anche 30 anni prima di varcare la porta della propria abitazione. Troppo bello, bellissimo, sì. La ringraziamo il sindaco. Sì, una bella storia inizierà di già. Sì. Dalla famiglia Didi, primi destinatari. Ed ancora la piccola Sofia, che oggi non è andata a scuola per aprire la porta della sua nuova casa, come le ha promesso mamma Teresa. Ho atteso tantissimi anni, dal 2013 che avevo fatto la domanda, che poi mi era stata bocciata, però fortunatamente dopo mi è stata accettata. Adesso sono felice per questa casa, pure le mie figlie sono felici. La bambina non è voluta andare a scuola per l'emozione, per vedermi prendere la chiave che doveva essere lei ad aprire la porta, e gli ho dato questa felicità. Un sogno che bellissimo, veramente si è realizzato. E poi ci sono anche Giusy e Lillo e l'emozione per lei di vedere dalla sua nuova abitazione la cupola della cattedrale. È stata un'emozione bellissima, un grazie va al signor sindaco, a tutti i partecipanti che hanno realizzato questo progetto. Storie di famiglie nissene che coronano un sogno.